Ciao ragazzi, ce l'avete chiesto in tanti ed oggi finalmente a grande richiesta parleremo delle Isole Canarie, un paradiso ambito e sognato da tanti italiani, innanzitutto per il clima. Pensate ragazzi che alle Isole Canarie ci sono più di 3000 ore di sole all'anno. Cioè, una cosa incredibile. Un clima sempre mite dove non è mai troppo caldo e mai troppo freddo. E poi, una cosa non da poco, è che sono isole tropicali ma europee, quindi con tutti i vantaggi che ne derivano. Adatte a tutti, giovani, famiglie, pensionati, dove si vive una vita molto più rilassata, con meno tasse, che non è male, e un paese con grandi opportunità. Le Isole Canarie è un arcipelago di più isole, le più conosciute sono Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura e Lanzarote, ma tutte hanno un po' le stesse caratteristiche di clima e di qualità di vita. E oggi ci collegheremo con Marta, che insieme a suo marito e al figlio di 8 anni vive a Las Palmas, la capitale delle Isole Canarie, nell'isola di Gran Canaria, già da 6 anni. Marta viveva a Bologna e poi, per migliorare la loro qualità di vita, hanno deciso di andare alle Canarie. Poi nella sua storia lei spiegherà bene qual è stato il motivo che ha spinto lei e la sua famiglia a trasferirsi alle Canarie. E non perdetevi questa intervista, perché sono sicuro che alla fine di questo video avrete voglia di trasferirvi alle Canarie, soprattutto se siete stufi di certe situazioni e di certe circostanze che purtroppo ci sono qui in Italia. Vi renderete conto, attraverso la storia di Marta, di quello che vuol dire trasferirsi su un'isola del genere e di quanto la qualità della vita può veramente crescere tantissimo, su tutti gli aspetti. Siamo di fronte ad uno dei migliori paesi al mondo e più richiesti dove andare a passare il resto della nostra vita per vivere più sereni, più felici, con ritmi un po' più lenti. Ora non sto a spiegarveli, guardatevi il video, sono sicuro che vi piacerà. Quindi buona visione e noi ci vediamo al prossimo video. Hola! Ciao Marta, come stai? Ciao, bene Riccardo, un piacere. Piacere di conoscerti. Com'è lì alle Canarie oggi? Direi molto bene, sì, ma domenica, quindi è sempre bene. Il tempo è così così, però quello dipende dalla zona esatta dove vivo io di Gran Canaria, che è un'isola un po' particolare da questo punto di vista. Ok, te sei a Gran Canaria. Sì, io sono nell'isola di Gran Canaria, vivo qui da ormai 6 anni. Ah. Poi ci dirai anche un po' le differenze tra le varie isole. Certo, no? Volentieri, perché, volentieri, sì. Quindi niente, ora presentati un po' anche a chi non ti conosce, prima di parlarci della tua esperienza, dici un po' da dove vieni, qual è stato un po' il tuo retroterra, insomma cosa facevi anche in Italia prima di arrivare lì. Sì, ok. Allora, sono nata nelle Dolomiti, in mezzo alle Dolomiti, quindi nelle montagne venete, e poi mi sono trasferita per fare l'università e poi mi sono fermata per 20 anni a Bologna, quindi ho vissuto a Bologna poi 20 anni. A Bologna ho incontrato mio marito e lì ho iniziato a lavorare, ho lavorato per circa 10 anni nel settore della moda. Quindi diciamo che il posto da cui provengo, cioè la situazione in cui mi trovavo prima di decidere di fare questo cambiamento di vita, era io che lavoravo presso un brand di moda, mio marito che aveva la sua attività, vita che si svolgeva prettamente online, e un bambino che era nato da poco. Questa era la situazione. Quindi diciamo che nel momento in cui poi abbiamo deciso di trasferirci, il cambiamento è stato radicale, almeno per me, insomma, per me sicuramente, ecco, per mio marito un po' meno, perché il lavoro che abbiamo iniziato poi a fare qui è esattamente lo stesso che lui faceva dall'Italia. E te lì che lavoro fai oggi? Io oggi, cioè da 6 anni ormai, lavoro con mio marito direttamente. Mio marito ha questa aziendina con un socio, ci occupiamo di fare marketing online, pubblicità, comunicazione, cose del genere per diversi poi clienti, tutti italiani. Abbiamo sempre clienti italiani, ecco. Mm-hmm. Facciamo lavoro da fuori, però sempre solo per il mercato italiano. Ok, quindi praticamente è lo stesso lavoro che uno, cioè che voi potevate fare anche dall'Italia, essendo portatile, lo state facendo lì. Esatto, nel momento in cui abbiamo deciso, diciamo, di avere un figlio, nel momento in cui poi effettivamente è arrivato, mentre stava arrivando, abbiamo iniziato a fare un po' di ricerca
per decidere dove andare e poi insomma Leone aveva 2 anni e ci siamo trasferiti, ecco, una volta fatte le ricerche e deciso che Gran Canaria era l'isola dove volevamo farlo crescere fondamentalmente. La scelta è stata fatta, ha pesato moltissimo l'arrivo di Leone perché volevamo comunque un ambiente diverso rispetto a quello italiano, a quello bolognese. Bologna è meravigliosa per carità, però volevamo un ambiente dove potesse essere più libero, potesse vivere di più all'aperto, potessimo non aver paura di niente perché qui la criminalità comunque è molto molto bassa, quasi a zero, quindi la serenità di poterlo far crescere in un ambiente del genere, ecco. Ci credo, sono cose che contano Sì, tantissimo, eh. Sì. Eh in effetti sì. Sono cose che ti fanno decidere di cambiare completamente vita. sì, cose che in Italia sono quelle cose un po' peggio, ecco, e quindi uno le va a cercare magari da altre parti. Sì. Ciao ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. E poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e io vi risponderò. Ciao! E la situazione lavorativa lì, sempre parlando di lavoro, com'è? Nel senso, il lavoro si trova bene, gli stipendi sono buoni, si guadagna bene, si trova bene il lavoro? Allora, da dipendente, diciamo così, ti parlo di Gran Canaria, però fondamentalmente diciamo che le isole principali dell'arcipelago canario sono su per giù, tutte allo stesso modo. A livello di dipendente si trova molto facilmente lavoro nel settore turistico, quindi tutto quello che ha a che fare con gli hotel, i lavori in hotel, i lavori in ristorante, i lavori che possono essere di questo genere qui si trovano molto facilmente. Però il livello medio degli stipendi è bassissimo, credo tra i più bassi di Spagna, se non ricordo male addirittura. Quindi diciamo che da questo punto di vista ci sono i pro e i contro, nel senso può essere soprattutto all'inizio un'ottima cosa per delle persone giovani che vogliono fare esperienza, che vogliono fare un tipo di vita diversa, che si adattano magari a vivere in più persone nella stessa casa e quindi anche se lo stipendio non è altissimo. Come dipendente diciamo che insomma non è proprio il massimo, a meno che uno non abbia una specializzazione eccellente per alcune cose e ha la fortuna di trovare lavoro proprio qui, però insomma in quelli sono casi veramente sporadici. Se no, per il resto, le attività che sicuramente vanno benissimo sono se riesci a fare un lavoro appunto come facciamo noi. Quindi hai la possibilità di lavorare comunque da remoto, qua è il paradiso, è proprio, è perfetto se puoi fare un lavoro, diciamo, uno smart working, se la tua azienda ti permette, insomma, no? Non dico che tu debba essere per forza in proprio, ma magari dipendente in smart working, puoi decidere che comunque venire qui, lavorare le tue 8 ore, poi uscire, magari andare a fare un po' di surf, magari può piacerti di più rispetto a stare in Italia, ecco. E poi l'altro vantaggio, diciamo, per chi vuole venire qui è sicuramente per chi è già in pensione. Chi è già in pensione che si ritrova comunque sicuramente con una pensione più alta perché le tasse qui sono più basse rispetto all'Italia e quindi l'Italia a quel punto, se tu vieni e dichiari di essere residente qui, l'Italia dà alla Spagna il lordo della tua pensione ed è la Spagna a tassartela e te la tassa meno che in Italia. Quindi considerato che non paghi il riscaldamento tutto l'anno e che la benzina costa molto meno e hai più pensione, Non è male, può valerne la pena. infatti te lo volevo chiedere sta cosa perché so che tanti ci vengano lì. Ce Sì, ne sono tanti infatti. italiani lì, pensionati. Tantissimi, tantissimi. C'è una zona dell'isola, soprattutto adesso io ti parlo in questo caso di Gran Canaria perché la conosco meglio, però so che anche nelle altre isole ci sono. C'è una zona proprio piena, piena di italiani e molti dei quali sono comunque pensionati, pensionati che hanno deciso che valeva la pena venire qui. Sì, sì, sì. Lì è tanta roba. Sai quanto gli tolgano lì di pensione, di tasse sulla No, pensione? esattamente sulla pensione non lo so. Immagino che sia su per giù comunque uguale a quello che può essere per un libero professionista, che è intorno al 25% comunque. Poi ci sono comunque agevolazioni, mediamente, diciamo.
parliamo del 25% per un libero professionista. Ah, ecco, di tasse si paga il 25%. Le tasse personali, sì, indicativamente. Buono, non buono, è male. Buono. Poi sì, no. Se uno guadagna veramente poco sono ancora meno. Poi ci sono gli scaglioni perché dipende anche quanti soldini tutti gli anni riesci a portare a casa, giustamente. Certo. Dicevi prima dei redditi da dipendente che sono bassi, ma sono molto più bassi che in Italia, anche sotto i 1000 euro. Sì. Qui lo stipendio medio credo che sia intorno agli 850, se non sbaglio. E invece per quanto riguarda l'attività in proprio, se uno volesse aprire un'attività lì, com'è? Cioè si può fare facilmente, ci sono delle restrizioni, ecco. È veloce? Allora, questo è il secondo motivo per cui poi noi siamo venuti qua, nel senso che c'era il bambino, la volontà di farlo crescere in un ambiente più sano e migliore a nostro avviso, e poi la questione delle tasse, che insomma... Nel momento in cui hai un'azienda, l'azienda fa parte sempre di quel 25% di tasse, ok? Indicativamente, e sono le tasse aziendali. Però ci sono delle possibilità, delle agevolazioni. C'è un tipo di possibilità che si chiama RIC, per cui nel momento in cui tu riesci a fare degli acquisti, per esempio, per la tua attività, che siano di tipo, non lo so, strumenti per lavorare, di qualsiasi tipo, puoi scaricare in modo tale da pagare comunque le tasse solo su una parte molto più piccola di fatturato, diciamo. E quindi ci sono queste agevolazioni. Il governo delle Canarie, non tutti gli anni, ma spesso, fa dei buoni fruttiferi, diciamo, che se tu acquisti, fondamentalmente dai loro dei soldi, quei soldi che tu acquisti tramite l'azienda non ci paghi le tasse. Quindi ci sono tutti dei metodi comunque per abbassare le tasse. E c'è un'altra possibilità che si chiama ZEC, invece non tutti riescono a rientrarci, però se la tua azienda ha i requisiti per entrare nella ZEC si paga solo il circa 7% di tasse, niente, e hai solo l'obbligo di fare un investimento sull'isola. In che modo? Acquistando per esempio i locali dove lavori, oppure prendendo dipendenti, non so, ti dicono, adesso poi i requisiti cambiano spesso, adesso sono cambiati ancora da poco, quindi bisogna poi verificarlo nel momento in cui uno mette l'attività, però ti danno l'opportunità, e giustamente, perché tu stai investendo sul territorio, per loro è una cosa buona perché vuol dire che stai creando lavoro, che stai creando circolazione economica, e quindi ti dico ok, allora io ti tasso meno. Sembra giusto. È buono, è vantaggioso, sì. E poi è anche comunque facile, nel senso... Sì, assolutamente, è molto facile. Nel momento in cui si arriva, la cosa importante è riuscire a fare il NIE, che sarebbe il numero di identificazione per gli stranieri, che si fa in tutta Spagna, insomma. Nel momento in cui si ha questo NIE, che è la carta d'identità degli stranieri, con un assessore fiscale e l'apertura di un conto corrente, fondamentalmente si può poi creare la società e l'attività. No, è facile, è veloce, sono bravi, sono a livello fiscale, tutto funziona molto bene, molto. Bene, bene, ecco perché tanti vanno lì. Assolutamente, sì, è vero. Da quando c'è stata la pandemia è stato un boom comunque di persone che sono venute a lavorare online da qua, veramente tante, veramente. E il costo della vita rispetto a quello che si guadagna lì com'è? Cioè è aumentato anche come è aumentato qui in Italia negli ultimi mesi? Tantissimo, sì. Abbiamo un problema veramente molto sentito ormai per quel che riguarda le case, prima di tutto. Ah, ecco. Perché giustamente, come ti ho detto, stanno arrivando in massa e hanno fatto alzare tantissimo i costi delle case, sia in vendita che in affitto. Leggevamo proprio nei giorni scorsi dei dati ultimi arrivati, in cui dicevano che a livello di affitto si è alzato del 60% dal 2015, cioè in 7 anni il 60% in più di affitto devi pagare. E poi ci sono pochissime case disponibili, è incredibile, trovare casa è un disastro in questo momento, davvero, è veramente complicato, non è facile per niente. E il costo della vita in generale, ci sono delle cose che incidono meno, come dicevamo prima, il riscaldamento semplicemente perché non ne hai bisogno, fa caldo tutto l'anno, il riscaldamento non è necessario, infatti le case non hanno i termosifoni, a meno che uno non viva in Gran Canaria, nella parte montuosa centrale, che per carità, cioè lì fa freddo, però insomma rimaniamo nelle zone, diciamo, dove di solito la gente vuole vivere, perché insomma nel centro dell'isola è veramente un po' più complicato.
Poi la benzina qui costa circa la metà rispetto all'Italia. Adesso ci sono stati problemi di rincari che ha avuto anche l'Italia, però un po' il fatto che anche il governo ha dato delle sovvenzioni, un po' perché già di per sé comunque costava meno, insomma, comunque la benzina non incide granché, o almeno non è una spesa così incredibile come in Italia. Però poi per andare a fare la spesa spendi un sacco di soldi. Sì, più che in Italia. Sì, uguale. Ci Uguale. sono alcune cose che spendi un po' meno, ma insomma, diciamo che il carrello della spesa, bene o male, non si discosta di molto. Ah, ti costa meno, per esempio, andare dal dentista, delle cifre veramente molto più basse, non c'è paragone, e tutte quelle cose, tipo anche la medicina estetica, la chirurgia estetica, quelle sono tutte cose che qui costano veramente meno. Infatti, ho visto che comunque c'è anche un tipo di turismo sanitario, insomma, nei servizi effettivamente costa meno. Però nell'acquisto, perché cosa succede? Che se da una parte è vero che noi abbiamo l'IVA che è molto più bassa perché ce l'abbiamo al 6,5%, Buona. dall'altra però noi abbiamo le spese doganali, Sì. cioè tutto quello che arriva da fuori fa dogana e paga quindi i dazi doganali, perché qui c'è la dogana. Quindi cosa succede? Ok, tu hai l'IVA più bassa, però arriva la dogana, quindi alla fine il prezzo del prodotto che viene da fuori è identico a quello che tu trovi in Italia o nella penisola spagnola. Hai un effettivo vantaggio per quello che viene prodotto sull'isola, però poca roba. Insomma, sì, qualcosa producono, per carità, però insomma, non è tantissimo. Su quelle cose lì sì, E per esempio, diciamo. sempre di costo della vita, le bollette, vabbè, il riscaldamento non c'è, ma per esempio la luce, l'acqua, queste cose che incidono tanto o sono più basse? La luce l'abbiamo vista andare alle stelle Ecco, anche proprio, lì. cioè stiamo veramente pagando delle cifre fuori dal mondo anche noi, cioè no, quello sì è uguale dappertutto, c'è poco da fare in questo momento storico, è così, insomma, non ci si riesce a fare niente, ecco, l'aumento che c'è stato è incredibile, ma infatti per quello, per fortuna, almeno non abbiamo il riscaldamento, ecco. Perché quello incide tantissimo qua. Eh sì. E gli affitti, sai all'incirca quanto possono costare per avere un'idea, magari per chi è interessato a Allora, cercare un affitto lì? dipende moltissimo dalla zona in cui decidi di vivere. Ci sono zone molto più lontane, diciamo, da quelle turistiche del sud, per esempio, oppure ci sono zone lontane rispetto alla città dove vivo io, che è proprio la capitale, diciamo, dove bene o male comunque riesci ad avere una casetta, cioè un appartamento con due stanze, non lo so, a 5, 600, 500 ormai trovi quasi niente. 600, diciamo, ecco, nelle zone del sud e in città, invece, ormai i prezzi sono proprio alle stelle. Due stanze, meno di 800-900 euro non le trovi. E Tanto. poi devi vedere in che condizioni sono, insomma, perché non sempre sono delle case proprio nuovissime o messe bene. È un momento difficile, però, insomma, è perché la domanda è alta, c'è poco da fare. Molti preferiscono, per esempio, metterla in affitto ai turisti. Adesso mi viene il termine spagnolo che è vacacional, cioè nel senso mettere in affitto alla giornata, ecco, per i turisti, no? Perché comunque è una cifra molto più alta quella che poi riesci a portare a casa mensilmente e considera che qui il turismo praticamente c'è tutto l'anno, perché d'estate fa caldo ma non fa caldo quanto in Italia, d'inverno non fa quasi mai freddo, quindi insomma uno ci viene volentieri quasi sempre qui. Non esiste neanche l'alta e la bassa stagione praticamente. E quindi per questo motivo quei pochi che rimangono in affitto tutto l'anno per la gente che vuole invece viverci si alzano. E questa cosa dell'affitti un po' in tutte le isole, così, un po' Sì, dovunque, nelle due isole principali che sono Gran Canaria e Tenerife sicuramente, che sono quelle a livello di popolazione sono più popolose, diciamo. Fuerteventura e Lanzarote, che sono le altre due un po' più piccoline, già va meglio perché effettivamente comunque sono meno popolose. Fuerteventura è grande quanto Gran Canaria e c'è un quarto della popolazione. Una bella differenza in effetti. Beh, molte zone sono desertiche, quindi invivibili. Comunque sì, un po' meglio. Diciamo le due isole principali dove c'è un'attività da tutti i punti di vista più fervente, diciamo così, che sono Gran Canaria e Tenerife, è un disastro. Bisogna avere una buona base di partenza, ecco, perché appena
appena si arriva è difficile muoversi, ecco. Deve avere qualche soldo da parte, venire qui e organizzarsi bene. Sì, quella che è una cosa che bene o male consigliano tutti quelli che sono andati a vivere all'estero. Sì, devi conoscere, no, bene il posto, se no non è che uno può andare così a caso. Quindi già che siamo in argomento, allora dici un po' che differenze ci sono anche tra le varie isole, perché magari ce ne sono e uno magari dice, ma dove vado alle Canarie? Vado qui, vado là? Sì, certo. Allora, come dicevamo, le due isole principali, Gran Canaria e Tenerife, tutte e due hanno due città abbastanza grandi. Noi abbiamo scelto Gran Canaria proprio perché aveva la città più grande, Las Palmas de Gran Canaria, dove viviamo noi, che è una città grande quanto Bologna. Quindi, insomma, parliamo di una città di 300.000 abitanti. Sono le due isole, diciamo, dove c'è più attività, anche attività lavorativa, e sono le due isole che un po' più si assomigliano perché hanno delle zone molto turistiche al sud, con spiagge molto attrezzate a livello di hotel, di appartamenti, eccetera. E poi hanno delle zone comunque montuose interne molto interessanti, dove andare a fare trekking, dove andare a fare comunque passeggiate. Hanno dei picchi, perché Tenerife ha il Teide, che è un vulcano e che è la cima più alta di tutta Spagna, quindi parliamo di una montagna di 3.700 metri, insomma. Buona. C'è da fare un po' di tutto. Di Gran Canaria dicono per esempio che è il continente in miniatura, perché nella stessa isola tu puoi passare dal caldo torrido e dalle spiagge ai boschi, quindi insomma è interessante, sono interessanti come isole perché offrono un po' di tutto, anche a livello di sport acquatici, che sono quelli che anche attirano molto qui i turisti per fare surf, per fare cose del genere, vanno molto bene. Poi ci sono le due isole che sono un po' più verso il Sahara, quindi un po' più a est, ovvero Fuerteventura e Lanzarote, che sono le isole più rocciose e desertiche. Fuerteventura è pazzesca per le spiagge, ha delle spiagge da sogno veramente incredibili, lunghissime, enormi, meravigliose, con un mare cristallino da perderci veramente la testa, e per il resto è desertica. Deve piacerti un po' questo ambiente un po' così lunare quasi, no? Che è un po' lo stesso che trovi anche a Lanzarote. Lanzarote, che è un'altra isola abbastanza desertica, con delle altre spiagge molto belle, un po' più piccoline, è perché anche Lanzarote è anche un po' più piccolina proprio come isola. E dall'altra parte invece, quindi andiamo verso ovest, ci sono le isole con più vegetazione. La Palma, che è l'isola dove c'è stato il problema con l'eruzione del vulcano l'anno scorso, è l'isola in assoluto più verde, è un'isola dove vanno moltissimo a fare escursioni, ha delle bellissime spiagge anche lei, però vanno soprattutto per le escursioni perché è molto verde. E poi ci sono le isolette minori, El Hierro, La Gomera, che sono graziose, di certo non per viverci, insomma, lì veramente è dura, sono piccolissime, c'è chi ci vive, ma sono veramente piccole, non le consiglierei, ecco, magari per andarci a fare un'escursione di un giorno, sì. Diciamo che man mano che si va verso il Sahara, verso est, sono più desertiche, mentre spostandosi verso ovest diventano più rigogliose. Ah, Fuerteventura va molto bene per il kitesurf, perché è molto ventosa, quello bisogna dirlo. Ti deve piacere molto il vento, ecco. Il clima infatti lì com'è? Perché è sempre caldo, bene o male, no? Però si sa anche che c'è vento, lì in tutte le isole così? Fuerteventura è un po' a sé, cioè veramente molto ventosa ed è quella più ventosa. Tenerife e Gran Canaria hanno delle zone, Lanzarote ha delle zone ventose, però per il resto no, assolutamente, vento non ce n'è. La cosa buona è che hanno delle temperature che sono medie, diciamo, d'estate. Sì, magari al sud, al sole, eccetera, arrivi ai 40 gradi, per carità, in alcuni giorni. Il resto dell'anno, su per giù, stai intorno ai 20, 22. I giorni più freddi che ho visto, che sono intorno a febbraio-marzo, non gennaio, ma febbraio-marzo, gennaio è ancora molto buono, arrivi, guarda, credo di aver visto 17. Ecco, forse la cosa più fredda in assoluto, ma cose proprio eccezionali, se no intorno ai 20 gradi quando fa freddo. Sì, e poi se no ci sono le medie e si sta sempre intorno ai 25, 27, 28. Non è mai troppo caldo, è difficile che sia troppo caldo. Le Canarie hanno questo, hanno il vantaggio che non è mai troppo freddo, ma non è nemmeno mai troppo caldo. Quindi quando io sentivo lamentarvi terribilmente per il caldo italiano di quest'anno, dicevo, ma noi siamo qui e stiamo bene, stiamo veramente bene. Non abbiamo mai avuto problemi, diciamo, di caldo. Noi soprattutto nella città
città in cui siamo, invece questa sì è una cosa particolare solo della città di Las Palmas di Gran Canaria, d'estate non è mai 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 caldo. Noi abbiamo continuamente, costantemente praticamente delle nuvole che io le prime volte che le vedevo poi ci rimanevo perché è nere, ma nere proprio, che tu dici adesso fra 3 secondi viene giù un acquazzone, invece no. Delle queste nuvole che creano questa cappa, diciamo, per cui è sempre frescolino. Praticamente luglio, agosto tu sai che è così, sempre. Poi da settembre in poi inizia praticamente la nostra estate. Si chiama panza de burro ed è proprio un fenomeno atmosferico che si genera, non so perché, solo sopra la città, solo sopra la capitale. Quindi, non so, tu prendi la macchina, arrivi 20 minuti più a sud e sei sotto il sole. Però quando stai qui in città è perfetto per chi lavora, come noi, ma ci alla piove fine lì? Piove poco, piove pochissimo. Sulle isole piove poco, adesso quelle dove c'è un pochino più di vegetazione, perché effettivamente piove un po' di più, però no, le precipitazioni annuali sono sempre comunque ridotte, molto ridotte. Le temperature è proprio il clima perfetto, perché anche qua sì, sai sì, quante volte, diciamo, quando magari sono quelle giornate che è 28-29 gradi, che non è umido, si dice cavolo, questo sarebbe massimo, sì, sì, massimo sì. 28 sì, sì, gradi, 29, perfetto, e quindi lì esatto, proprio l'ideale. Sì, non ricordo un giorno in cui ho detto mamma mia che affa, non ce la faccio. Questa no, è tanta no, roba, perché anche te insomma abituata a Bologna, penso che anche lì l'afa ce n'era. Mamma mia, assolutamente, eh sì. Infatti anche per quello che è bello vivere qui con un bambino, perché fondamentalmente adesso Leone ha 8 anni, ok? Lui ha passato i primi anni della sua vita tutto l'anno praticamente al parco giochi. Perché non c'è un giorno che non vada bene per stare al parco giochi, insomma, quindi figurati, è il massimo che puoi sperare, credo, certo, no? Nel certo, momento in cui li vuoi far crescere, farli sì, crescere così. È tutta un'altra vita, insomma, sempre all'aria aperta, contatto sì, con la natura, insomma, è un ritmo anche di vita diverso. Sì, hai toccato un tasto interessante, nel senso che effettivamente nel momento in cui arrivi qui ti devi un po' abituare al loro ritmo, che è un ritmo di vita diverso, perché comunque non c'è niente da fare, il clima influisce sul tuo ritmo di vita. Certo, certo. Quindi qui tendono ad avere un ritmo molto più rilassato, perché comunque si godono fondamentalmente il buon clima, sempre. Ecco, quindi cioè io rimanevo scioccata i primi tempi, per esempio, perché la mattina, anche in città, prima delle 10 non c'è niente di aperto. Cioè, prima delle 10 è come se il mondo non iniziasse. Cioè, mamma mia, io abituata che, non lo so, alle 10 avevo già fatto metà delle cose che dovevo fare durante la giornata. Sì. Se la prendono proprio con calma. Sì, sì, no, bisogna un po' abituarsi. Ed è importante capirlo, soprattutto per chi vuole venire comunque a investire magari nel settore, per esempio, della ristorazione, no? Perché abbiamo visto che hanno proprio una maniera diversa anche di stare al bar, per dire una cavolata. Noi magari entriamo al bar, andiamo al banco, prendiamo il nostro caffè e andiamo via. Qui no, assolutamente. Qui si devono sedere al tavolino e ci stanno minimo 2 ore. Ah, bene. Quindi tu devi avere un bar con milioni di tavolini, perché poi cioè loro si siedono con un caffè e rimangono lì per un sacco di tempo. E insomma, se tu non hai il tavolino libero non si fermano, quindi hai perso la vendita di un caffè. Da considerare nel momento in cui effettivamente si fanno scelte del genere, bisogna venire anche a capire qual è la clientela che poi verrà tutti i giorni nella tua attività, che è molto diversa da quella italiana. Ok, quindi ci hai detto insomma che il clima è tanta roba un po' da tutte le parti, ma lì i vulcani, anche quando l'anno scorso ci fu quel casino insomma che si sentiva anche qua, che erano fermi tutti sì, i voli, ci sono un po' in tutte le isole lì i vulcani? Le isole sono tutte vulcaniche, hanno tutte origine vulcanica, quindi sì, hanno tutte i vulcani. L'anno scorso quello dove c'è stato il problema, diciamo, dell'eruzione, che è stata un'eruzione incredibile perché è durata tantissimo tempo, è stata l'isola di La Palma. Oltretutto io ho anche scritto un racconto su questo, nel senso un piccolo libro che ho scritto 6 mesi fa circa, nel momento in cui comunque stava andando avanti il problema nell'isola di La Palma, proprio per fare in modo di dare qualcosa in beneficenza, quindi la vendita del libro va in beneficenza, ed è un racconto per bambini e per ragazzi, dove ci sono alcuni bambini che girano tutte le isole Canarie in modo tale da trovare la maniera di salvare l'isola di La Palma. Si chiama Maya e i 4.
4, il vulcano della Palma. La cosa carina che c'è in più è il fatto che per ogni isola viene raccontata un po' a livello folcloristico, qualcosa sulle tradizioni, sugli usi, sulle cose un po' particolari di ogni isola. Quindi può essere interessante anche per gli adulti per conoscere un po' meglio le Isole Canarie. Devo dire la verità, c'è stata una rincorsa qui a cercare di aiutare nella maniera per chiunque possibile. Ho visto veramente tantissime iniziative e io pensavo che in questo modo avrei potuto comunque contribuire. Infatti, comunque già c'è stato il primo, diciamo, bonifico che è stato fatto, un po' di riscontro l'ho ricevuto. Bene, quindi ecco, Ah, sappiate che il sì, ricavato di questo libro è volendo. beneficenza, quindi si Ah. può aiutare anche noi. Eh? Come si Sì, chiama, hai detto, il dai. libro, per ripeterlo? Maya e i quattro, Maya e qua, perché sì, perfetto. ci sono quattro bambini e Maya. Bene, comunque poi lo lascerò nella descrizione del video, il titolo, Sì, e magari grazie. potremo mettere anche un link, Grazie. eh? Così magari chi vuole Sarebbe può andare a fantastico. vedere. Se si può, insomma, aiutare è ancora meglio, no? Sì. E senti, quando parlo del clima, io poi chiedo anche sempre se il paese è attento all'ambiente, se è un paese green, com'è Sì. Sì. lì? Dipende un po' dalle isole, però c'è un impegno assolutamente nel tentare di avere la maggior parte di energia da fonti rinnovabili. Dato che comunque il vento, ci sono zone ventose in tutte le isole, ci sono molte pale eoliche, quindi c'è una buona quantità di energia che viene dalle rinnovabili. Addirittura l'isola El Hierro, di cui parlavamo prima, che è piccolina, ci sono pochi abitanti, per carità, sì, è vero, però è al 100%, si autoproduce l'energia da energie rinnovabili. Molto interessante questo, nel senso Eh che sì. effettivamente c'è un impegno da questo punto di vista, l'attenzione all'ambiente c'è. Ti dico una banalità, sulla spiaggia di Las Canteras, che è la spiaggia cittadina qui di Las Palmas, non si può fumare. Ah, Quindi buono. il metodo migliore per non avere mozziconi nelle spiagge, secondo me, è quello. Eviti direttamente di poter fumare. Cioè, nel senso, se vuoi farti la sigaretta, ti sposti un po', esci dalla spiaggia ed evitiamo comunque di insozzare la spiaggia. Poi, per Sì. carità, insomma, magari è una piccola cosa, però anche da queste piccole cose che poi si vede verso dove la città e quindi la gestione sta andando. A livello di piste ciclabili hanno fatto molto negli ultimi anni. C'è da dire che la città dove vivo io, per esempio, è molto brava anche a reinvestire i soldi che ha in tutte le infrastrutture. Ci sono sempre cantieri aperti in giro per la città dove risistemano le cose e ne hanno approfittato anche per fare molte piste ciclabili. Quindi questo anche è buono. Quindi dai, non è male comunque. Devo dire che l'attenzione all'ambiente c'è e anche a livello scolastico. Tutti gli anni con Leone io vedo che comunque all'interno del programma scolastico sempre l'attenzione all'ambiente, parlano degli oceani, dell'importanza di non inquinare. E la cosa migliore da fare è quella, se tu già cresci una Eh sì. Eh generazione consapevole, e più è fatto a quel punto. sì, anche a livello di rifiuti, anche se sono isole, riescono comunque a farla differenziata, a fare le cose insomma nel modo giusto. Sì, Bene. assolutamente, sì, no, c'è tutta la differenziata, non sono proprio, ecco, diffusissimi i contenitori, però insomma quello è comunque difficile, non è che sia così facile trovare tutti i punti all'interno di una città dove inserirli, però sì, si fa differenziata, assolutamente. Ok, si vede anche comunque ordine, pulizia in giro, è pulita come posto. Allora, è pulitissima. Ma anche perché qui ci sono continuamente operatori ecologici in giro per la città a pulire. È una cosa incredibile. Cioè, io non ho mai visto una cosa così. Di domenica, per esempio, vicino a casa mia c'è un mercato la domenica, e nel momento in cui il mercato se ne va via, c'è una miriade di operatori ecologici pronti a pulire. Oppure ti faccio un altro esempio che a me aveva lasciato abbastanza senza parole. Quando c'è la festa del Carnevale, il Carnevale alle Canarie è un'istituzione, fanno una festa incredibile in cui un sacco di camion discoteca praticamente vanno in giro per la città, passando per le strade e facendo comunque festa tutta la notte. Alle 4 del mattino, dietro l'ultimo camion discoteca, ci sono tutti gli operatori ecologici che puliscono in modo tale che la mattina successiva è già tutto pulito. Che Sono organizzazione, eh? organizzatissimi, organizzatissimi. Il carnevale è proprio a livello turistico una cosa importantissima, quindi è giusto comunque che sia fatto con i dovuti crismi, ecco. Ma c'è in tutte le isole questa cosa del carnevale? Sì, allora, nelle due isole principali, cioè Tenerife e Gran Canaria, è un'organizzazione, cioè qui il carnevale dura 20 giorni, per dirti. Boia.
E poi ci sono carnevali diversi, per esempio alla Palma fanno un carnevale particolarissimo dove sono tutti vestiti di bianco, con i vestiti tipici anni 20 di Cuba, perché praticamente erano venuti un sacco di cubani, quindi sono molti cubani, con vestiti insomma tipo di una volta, e ci si lancia addosso la farina in giro per le strade della città. E questo è il carnevale de los Indianos, si chiama. Sono un popolo festaiolo, molto festaiolo, si divertono continuamente. E punto, i canari come sono? Sono Sono il piccoli, massimo, sono il eh? massimo. Noi quando siamo venuti qui la prima volta siamo rimasti solo 2 mesi per fare quella famosa prova di cui parlavamo, che tutti dovrebbero provare a fare prima di decidere un trasferimento. Tra le cose che ci hanno proprio fatto decidere c'è stato il fatto che siamo stati accolti da chiunque in una maniera incredibile, cioè loro che aprono proprio le porte. Sono disponibilissimi, gentilissimi, sono dei tesori, veramente. Ci hanno aiutato pur non conoscendoci. Abbiamo conosciuto delle persone fantastiche e a me è capitato un sacco di volte di essere fermata per strada, soprattutto quando avevo il bambino più piccolo, che non so, che qualcuno volesse aiutarmi perché avevo il bambino o perché piangeva. Ti fermano, ti parlano. No, sono un bel popolo perché sono abituati. Il canario è abituato da ormai tantissimo tempo ad avere gente che viene da fuori. Questa è una zona dove c'è un enorme, miscuglio di culture, perché non ci siamo solo noi europei, ci sono moltissimi latinoamericani che arrivano, ci sono stati molti venezuelani, anche perché hanno avuto comunque un periodo molto difficile, quindi moltissimi sudamericani, appunto cubani, venezuelani, colombiani, tantissimi, c'è gente dall'Africa, mauritani soprattutto che vengono, quindi loro sono sempre stati abituati a questo coacervo di culture, di religioni, di abitudini diverse, e si sono abituati a stare bene con tutti. Anche perché noi qua si sente dire, insomma, che ci sono tanti italiani lì, ma è vera sta cosa che ci sono tanti italiani e poi te come ti trovi Tantissimi, da italiana lì? Cioè, gli italiani vengono tantissimi. visti bene? Ah, allora, c'è un po' di tutto, nel senso, come ti dicevo, io ho avuto un'esperienza eccezionale, ho sentito anche di altre persone invece che hanno avuto qualche difficoltà essendo italiani, però, insomma, secondo me, in generale si sta bene e stanno bene tutti. Gli italiani ne sono arrivati tantissimi negli ultimi anni, credo che sia una delle comunità europee, diciamo a livello europeo, più grande che vive alle Canarie. Fuerteventura è piena di italiani, Gran Canaria è piena, Tenerife è strapiena di italiani e in generale comunque bene. Sì, può capitare di sentire quello che dice, no, ma siccome io sono italiano, allora non però non è, l'abitudine è un'altra, l'abitudine è quella comunque di essere molto aperti nei confronti di Ecco. tutti, anche di noi italiani. Poi io sì, non è che abbia grandissimi rapporti con tutti gli italiani. Noi abbiamo cercato, anche perché appunto avendo il bambino piccolo, alla fine si stava con le persone che si incontravano magari all'asilo, si incontrava di tutto e quindi non è la nazionalità che mi fa decidere se sto o non sto, insomma, con chi passo il tempo, ecco. Quindi Certo. non, no, perché capita invece, no? Che ci siano molte persone che poi vanno sempre a ricercare comunque i propri connazionali perché hanno le stesse tue abitudini, perché parlano la tua lingua, però se sì, non è il mio caso, ecco, non è il nostro Certo. caso. E lì comunque anche come differenze di cultura, con i canari parlo, non c'è tanta differenza o un po' sì? Allora, diciamo che il canario medio ha un'abitudine culturale più simile al nostro sud d'Italia. Mentre rispetto al nord è un po' diversa, ecco, quindi c'è un'abitudine più appunto a prenderla con calma, a godersi di più la vita, a essere più aperti verso tutti, mentre invece effettivamente magari noi nel nord Italia siamo un po' più chiusi, tendiamo un pochino più a essere diffidenti, però in generale diciamo che ci si riconosce molto, le influenze poi sono sempre state le stesse, sono europei, questo è poco ma sicuro, qui si respira proprio Europa. Ok, quindi sono come gli spagnoli o sono diversi? Sono molto simili agli spagnoli. Ci sono anche altre influenze, perché, come ti dicevo, comunque sono arrivate anche molte persone da Latino America, quindi si sente anche l'influenza del Sud America, però no, no, l'influenza europea e spagnola è preponderante, assolutamente, sì. E su tutto poi, perché, insomma, a livello culinario, insomma, qualsiasi cosa, ecco, sì. Culinario lì e col cibo come ti trovi da italiana? Bene? Bene, bene, no, assolutamente. Insomma, mettici che abbiamo della frutta favolosa, della verdura eccellente come qualità, e già lì è un'ottima base. Poi per il resto loro hanno sì molte abitudini spagnole, quindi molto prosciutto, tortillas che sarebbero le frittate fatte alla spagnola, mangiano la paella molto, poi hanno anche ovviamente i loro
piatti invece proprio canari, ma non sono tantissimi, hanno preso molto dalla Spagna. No, quello che fanno una roba incredibile sono i formaggi, sono bravissimi, bravissimi, fanno dei formaggi che sono strepitosi proprio. Bene, sta cosa del cibo, sai, per noi italiani il fatto che lì si sta bene, tanta roba. Sai, sono comunque delle isole ormai molto turistiche dove trovi di tutto. Di tutto. Quindi si mangia la pizza molto buona, si mangia comunque cibo etnico molto buono, non manca niente, veramente. Beh, e te cosa fai lì alle Canarie? Com'è che si passa il tempo libero? Come ci si conosce anche con gli altri? Ma ascolta, io sto in una città, come dicevamo, di 300.000 abitanti, quindi è un po' come in qualsiasi città, come quella in cui sto, si fa un po' di tutto. Adesso io di tempo libero ne ho veramente poco, perché noi abbiamo un lavoro che ci impegna moltissimo e quindi il mio tempo libero si riduce veramente a poco tempo. Però per esempio noi abbiamo deciso, dato che appunto non avevamo tanto tempo libero, di prendere, siamo soci in un club dove c'è la palestra, c'è la piscina, c'è il baretto dove fanno qualche evento, qualche festa, c'è il ping pong, quindi vai lì, c'è il parco giochi per i bambini, quindi insomma il bambino nel frattempo gioca e tu puoi prenderti, non lo so, un cocktail con qualche amico. Quindi noi abbiamo fatto una scelta del genere. C'è questo club, insomma, dove andiamo e... Però, insomma, pieno di discoteche per le persone più giovani. Io adesso ormai ho una certa, quindi non ci vado più. E c'è pieno di bar interessanti, carini, dove andare a bersi qualcosa. Ci sono circoli, ci sono attività sportive di qualsiasi genere. Si trova qualsiasi cosa, veramente, qualsiasi. Si vivrà tanto anche all'aperto lì, penso, rispetto a qua. Ma assolutamente, assolutamente. Vivono molto in spiaggia. La spiaggia la vivono veramente tanto. Ma la cosa che mi ha colpito moltissimo i primi tempi che sono venuta qui è come abbiano molta cura delle infrastrutture, diciamo, che sono per tutti, no? Evidentemente utilizzandole molto e tutto l'anno si rendono conto che è importante. Se io ne ho cura lo trovo anche domani, lo posso usare anche domani. Per esempio nei parchi o in alcune zone, per esempio non so, nella passeggiata che c'è sul mare, ci sono spesso delle zone in cui vengono messi degli attrezzi per fare la palestra all'aperto, quindi tu vai, ti fai la tua passeggiata e poi magari fai un po' di addominali vista mare, non lo so. Cioè, sono sempre tenute molto bene queste cose anche da chi poi ne usufruisce, quindi c'è un'attenzione alla cosa pubblica, una sensibilità maggiore rispetto a quella a cui io ero abituata. Una bella cosa. Bello, sì. A livello civile, sì. Ecco, sì. Non portano via le cose, poi non lo so, ci sono sedie in un parco, io la prima cosa che ho detto, ma queste domani non ci saranno più, invece no, sono sempre le stesse lì da tanti anni, quindi evidentemente non c'è nessuno che se le porta via, che a me ha fatto strano. Appunto, per noi è strana sta cosa. Purtroppo per noi è strano, infatti. Sì. Com'è la sicurezza lì? Ora parlando di queste cose qui, lì è un paese sicuro. Sì, no. Non c'è praticamente criminalità. Adesso si è alzata un pochino negli ultimi tempi perché comunque sono stati difficili per tutti, la pandemia e queste cose, quindi però la criminalità è veramente molto molto bassa. Ci sono alcune zone che si conoscono, ok, no, nelle varie isole che magari sono un po' meno sicure, però per il resto no, si sta benissimo, non si sente niente. Bene, uno può stare tranquillo a casa sua, insomma. Sì, o quando si gira, a qualsiasi ora. Questa è una cosa fondamentale. Sì. Visto che te hai famiglia e hai un figlio, ti volevo chiedere, anche per chi magari ha famiglia e vorrebbe venire lì o pensa di venire lì, te consiglieresti a chi ha famiglia, chi ha un figlio, di venire a vivere alle Canarie? Cioè, le scuole sono buone, le cure che servono anche per i figli, insomma, ci sono, si trova di tutto. Allora, per una famiglia è l'ideale. Secondo me è proprio l'ideale. Far crescere qui un bambino vuol dire regalargli anni di libertà, di attività all'aperto, di energia. È veramente incredibile. Quindi sì, soprattutto quando sono piccoli, perché può essere che poi a un certo punto a livello culturale si senta un po' la mancanza dell'arte, spettacoli, musica. Può essere che a un certo punto arrivi il momento in cui... Però i primi anni, quando sono bambini, è proprio l'ideale. Le scuole sono buone, ce ne sono di
migliori e peggiori, ovviamente come dappertutto, nelle pubbliche, almeno quello che io sento parlare, perché noi abbiamo fatto una scelta diversa. Però adesso parlando, diciamo, del generale, poi magari ti dico anche la scelta che abbiamo fatto noi e perché le scuole sono buone, la sanità è pubblica, è esattamente come in Italia, quindi tu nel momento in cui sei qui, vivi qui e produci reddito qui, hai diritto alla sanità e quindi di conseguenza anche i tuoi figli ed è buona. È buona come in Italia, cioè non si può dire che l'Italia abbia un problema di sanità, nel senso, No, magari no. ce ne fossero, no, nel mondo, perché poi la gente magari non si rende conto. Abbiamo problemi a livello magari tempistico e quelli ci sono anche qua. Però ci sono professionisti seri e ci sono professionisti in tutti i campi. Bene. Cioè, non c'è nessun problema. Quindi, da quel punto di vista, assolutamente, dal punto di vista delle scuole, anzi, la cosa buona è che uno può decidere anche se il bambino è un po' più grande. Abbiamo preso la decisione che Leone aveva 2 anni, quindi Leone ormai è canario. Però, anche se decidi, che ne so, a 6, 8 anni di portarlo via dall'Italia e di venire in Spagna, qui sono super abituati ad avere nelle classi dei bambini che non parlano lo spagnolo, che arrivano da altri paesi e che quindi devono essere incorporati, bisogna insegnare loro la nuova lingua. Gli insegnanti sono proprio abituati, cioè, quindi non c'è Bellissimo questo. problema, non c'è problema un po' il fatto che i bambini comunque di per sé imparano molto in fretta, un po' il fatto che comunque gli insegnanti sono molto abituati, non c'è veramente problema, quindi benissimo proprio. Sì, no, io mi sento proprio di consigliarlo. Se qualcuno può regalare ai propri figli una vita del genere, almeno per qualche anno, che lo facciano, sì, davvero. Eh sì, di sicuro è tanta roba crescere così su un'isola, tanta Sì, roba davvero. perché Leone, insomma, dopo la scuola va al parco oppure va a fare qualche attività sportiva, oppure ci è capitato anche di andare in spiaggia, perché magari hai anche solo mezz'ora e vai un po' in spiaggia. Magari è novembre e vai in spiaggia a farti un tuffo dopo la scuola. Il fatto anche della sanità che sia ottima, insomma, è tanta roba, perché magari uno pensa di andare a vivere in un altro paese, ma magari non sai com'è, ecco, c'è il paese Certo. che è costosa, che non è di qualità, invece lì, insomma, nonostante sia un'isola, se c'è No, di no. tutto, uno è tranquillo. Sì, assolutamente. Alla fine sono le uniche isole con un clima del genere, quindi subtropicale, però europee, europee al 100%, e quindi anche la qualità della sanità è europea, è a livello europeo. Non è di certo come andare, non so, a Capo Verde, che è qui vicino, insomma, però è un'altra cosa. E il discorso del Covid lì com'è stato gestito, com'è attualmente? Insomma, a parte attualmente sembra una cosa tranquilla un po' da tutte le parti, però insomma, come l'avete vissuta voi lì? Allora, dunque, essendo isola, abbiamo avuto il vantaggio che è arrivata più tardi e essendo comunque una cosa chiusa, perché nel momento in cui comunque c'è stata la pandemia, ovviamente non c'era più questo scambio di persone come prima, non c'era questa grande capacità di diffusione. Quindi abbiamo sempre comunque vissuto mai in situazioni particolarmente critiche. Abbiamo avuto momenti in cui comunque le unità intensive avevano pochi posti disponibili, però non c'è mai stato, diciamo, un grande problema, proprio perché in quanto isola non c'era possibilità di diffusione così ampia, cioè nel momento in cui bloccavano il contagio iniziale si era più tranquilli. L'hanno gestita abbastanza bene, come è stato un po' per tutti, perché insomma le difficoltà iniziali le hanno avute tutti perché non sapevano neanche come organizzarsi. Poi le stesse cose che sono state fatte in tutta Spagna le abbiamo fatte anche noi, nel senso ci siamo chiusi in casa come tutti gli altri. La gestione è stata identica fondamentalmente a quella italiana, un po' più veloce secondo me nel capire quando ormai la cosa stava evolvendo, ci si poteva permettere, diciamo, un po' più di lassismo. Ecco, questo sì, perché diciamo che l'Italia è stata molto molto rigida secondo me fino alla fine, Sì, no? certo. Qui diciamo hanno saputo dire ok, unità intensiva è al 30% della capacità, ok, possiamo permettere alla gente di rilassarsi un po'. Veniva gestita in questo modo, c'erano dei livelli che venivano comunicati in cui l'isola si trovava, a seconda del livello in cui ti trovavi con l'isola potevi fare delle cose o no. Comunque, no, è andata benino, dai. E quindi hanno fatto Sì. un po' come la Spagna lì, cioè non c'erano obblighi per lavorare, obblighi di vaccino come magari c'è stato qua. Lì era un po' più libera la cosa. Allora, no, obblighi non ci sono mai stati. C'era il Green Pass per entrare, per esempio, nei ristoranti, come è stato messo in Italia, è stato messo anche qui, però noi abbiamo sempre il vantaggio, per esempio, che qui potevano usare i posti all'aperto
tutto l'anno. Giusto. E quindi anche da questo punto di vista è stato un po' più facile. Poi hanno dato delle possibilità diverse di sfruttare di più le zone esterne senza dover pagare al comune nessun tipo di tassa, considerata la situazione, e quindi hanno tutti, diciamo, occupato tutto il suolo possibile. Ti volevo chiedere, che consiglio daresti te a chi si vuole trasferire alle Canarie, perché insomma anche te hai fatto un bel cambio di vita rispetto a prima, ecco, dopo tutti questi anni che l'hai fatto, lo rifaresti, nel senso che ti sei trovata bene, è stata difficile lasciare l'Italia e fare questa esperienza? Se dovessi dare un consiglio, il primo, come dicevamo, è assolutamente di venire e farsi un periodo di prova, un periodo non di vacanza ma di prova, cioè di cercare di trovare un posto dove poter provare a vivere, per riuscire a capire come ci si trova, per riuscire a capire come modificarlo, insomma, eventualmente nel momento in cui non dovesse andare bene, per prendere tutte le informazioni a seconda di quelle che è l'attività poi che si vuole svolgere. Quindi la prima cosa è il periodo di prova, quindi qualche soldino da parte, periodo di prova, e si capisce che cosa si vuole fare. Certo, se la situazione è come quella nostra, cioè che ci si porta dietro il lavoro, è un conto, è tutto molto più semplice, ovviamente. Cioè, quando le persone mi dicono: no, ma sei stata, hai avuto molto coraggio, no, nel salto che hai fatto, ho detto: ma insomma, coraggio fino a un certo punto, perché comunque, cioè, io mi portavo dietro il lavoro, quindi insomma c'era una cosa di cui non mi dovevo preoccupare, ed è una cosa molto importante. Nel caso in cui invece si debba venire cercando il lavoro, sapere che sarà magari facile trovarlo, ma che all'inizio sarà difficile, perché non sarà così facile subito guadagnare delle cifre che ti permettono di vivere serenamente, quindi bisognerà fare dei sacrifici iniziali. Se si vuole aprire un'attività, invece, il consiglio che do è quello di venire a vedere, in modo tale da capire quelle che sono le abitudini della clientela che si avrà, perché sono molto diverse in molti casi rispetto a quelle a cui siamo abituati noi, avendo comunque la clientela italiana. E soprattutto, aprendo l'attività, anche venire a vedere per capire bene dove aprirla, perché da una strada all'altra c'è la possibilità di andare bene oppure di fare proprio un fiasco totale. E poi non mi ricordo cos'era l'altra domanda, cosa mi avevi detto? Ah, se sono... Se rifaresti questa, questa scelta. Sì. Sì, no. Sì, assolutamente. Abbiamo capito che insomma state bene. Sì. No. Non ci si può lamentare assolutamente. Ci sono tante cose positive. Tante. E come lingua si parla lo spagnolo, o anche uno che viene lì che non sa magari l'inglese o lo spagnolo, con l'italiano se la cava? Allora, qui si parla spagnolo assolutamente, inglese sì, nel senso nella zona turistica, negli hotel eccetera, assolutamente sì, perché appunto essendo tanti nord europei viene utilizzato moltissimo l'inglese. Cavarsela con l'italiano, boh, sì, nel senso che comunque l'italiano è molto simile allo spagnolo e quindi alla fine ti capisci, però insomma sarebbe meglio saperlo un po' di spagnolo, almeno un po' di spagnolo sì, sarebbe il caso, se no all'inizio si fa davvero molta fatica. Se uno sa l'italiano e l'inglese, già comunque insomma meglio sapere lo spagnolo. Dipende dalle zone dove sei. Se sei nella zona molto molto turistica, secondo me sì, con l'inglese bene o male ce la fai. Nelle altre zone no, l'inglese non lo sanno, sono molto più simili a noi spagnoli, cioè il tasso di conoscenza delle lingue straniere, inglese in primis, non è così alto. No, quindi nella zona turistica sì, devono saperle lì le lingue, ci mancherebbe, il resto no. Ok, quindi è un altro consiglio da dare magari a chi vuole cercare lavoro lì. Sì, devi arrivare sapendo le lingue, assolutamente. Comunque nel turismo te lo chiedono, soprattutto se vuoi lavorare in hotel, ti viene richiesto l'inglese o un'altra lingua, di solito il tedesco. Sono le due lingue più importanti dopo lo spagnolo. Ti voglio chiedere, allora, un po' ricapitolando, quali sono i pro e contro delle Canarie? Allora, però, come dicevamo, che c'è un clima eccezionale tutto l'anno, che la gente è amabilissima. A livello fiscale si vive meglio sicuramente, quindi c'è una possibilità migliore per quel che riguarda la fiscalità delle imprese e dei privati. E ci sono cose che effettivamente costano meno. I contro sono che sei su un'isola che è lontana dalla penisola iberica, quindi dalla Spagna, diciamo, vera e propria, diverse ore di volo,
E che sì, per quanto sia collegata, è sempre solo collegata con aerei, che sembra una cavolata perché tu dici ok, però il traffico aereo c'è, sì, però non sei così libero come quando stai comunque nel continente. Questo a lungo andare un pochino ti pesa, perché comunque i posti che tu vedi fondamentalmente sono poi sempre gli stessi. Noi abbiamo difficoltà, per esempio, anche perché abbiamo comunque pochi giorni, appunto, come ti dicevo, sempre contati i giorni in cui non si lavora, e quindi spostarsi ad andare da altre parti nel momento in cui tu devi prendere dei voli, hai bisogno di qualche giorno in più perché non c'è sempre il collegamento. Quindi, insomma, diciamo che da quel punto di vista è sempre un po' il problema che hanno un po' tutte le isole, che hanno anche a livello culturale un pochino. Perché un conto è fare una mostra e spostare, che ne so, le cose che servono per una mostra da un punto all'altro di un continente. Un conto, per esempio, è fare arrivare una mostra alle Canarie, ti immagini? A livello di trasporto, che cosa vuol dire? Sì. Ecco, quindi qui non la fanno. Probabilmente la cosa ottima sarebbe farci qualche anno e poi magari spostarsi di nuovo, quindi prendere il meglio, diciamo. Oppure quando sei pensionato, allora a quel punto magari hai anche più piacere di prendertela con calma e non hai una grossa esigenza, diciamo, di vedere sempre posti nuovi, perché magari ne hai già visti tanti nella tua vita, non lo so, dico, può essere magari quello il momento più adatto, ecco, non lo so. Comunque una cosa è certa, nel momento in cui inizi a vivere qui, considerate le temperature alle quali ti abitui, io ho il terrore adesso di pensare di cambiare di nuovo, perché cioè io quando ci sono quei famosi 18 gradi di cui ti parlavo d'inverno, io ho freddissimo, cioè oh mamma mia fa freddo, è inverno, fa freddissimo, ci sono magari 18 gradi, 19 gradi, perché ti abitui, non c'è niente da fare, ti abitui. Quindi pensare di andare di nuovo in un ambiente dove c'è l'inverno per davvero o c'è l'estate per davvero, quindi fa molto caldo d'estate, adesso mi spaventa un po', sinceramente. Te comunque lì sei felice, nel senso, torneresti comunque in Italia, No, pensi in di Italia mai. spostarti? Italia mai, In ecco, Italia ecco. non, no, in Italia non tornerei mai perché l'Italia non mi convince da molti punti di vista come ambiente dove vivere. Io per ora sto bene qui. Però non sono sicura che ci rimarrò per sempre, perché come ti dicevo ci sono cose che a lungo andare iniziano a pesare un pochino, e con mio marito insomma abbiamo parlato, insomma potrebbe essere che magari valutiamo altre zone della Spagna, per esempio, dove sappiamo che si vive molto bene, dove sappiamo che comunque c'è un buon equilibrio, ecco, tra quello che perdiamo qui e quello che andiamo comunque a guadagnare vivendo per esempio in una zona che oltretutto può essere anche collegata meglio con l'Italia, perché comunque dobbiamo anche pensare a quella che è la famiglia di origine e al fatto di poter essere in qualsiasi momento velocemente in Italia nel caso in cui succeda qualcosa. Quindi questo sì, però no, al di là di questo, ora come ora, siamo molto bene qui. Però quello che abbiamo fatto, per esempio, un paio di anni fa, quando Leone ha iniziato poi le scuole, la primaria, è stata fare una scelta sul tipo di scuola. Abbiamo deciso di mandarlo in una scuola inglese, proprio perché non eravamo sicuri di rimanere per sempre qui e non sapevamo bene dove saremmo andati. Allora abbiamo detto, noi lo mandiamo in una scuola che ha un programma che c'è ovunque vai, cioè ovunque vai tu trovi comunque una scuola inglese dove mettere tuo figlio fondamentalmente in qualsiasi stato, diciamo, no? Se non siamo più sicuri di stare dove stiamo, almeno a lui gli facciamo fare un programma di studi che continua a essere lo stesso. Ecco. Ecco, quindi lì ci sono anche queste scuole qui private straniere. Ce ne sono diverse, perché essendoci tanti stranieri che vengono a vivere qui, molti fanno la scelta di mettere comunque i figli nelle scuole internazionali. Inglesi, ce ne sono alcune tedesche, ce n'è una francese, italiana no. Italiana, no? No, magari faranno anche quella prima o poi, non lo so, può perché darsi, può effettivamente ce ne darsi. sono tanti, gli italiani, quindi magari. Bene, ti volevo fare solo un'ultima domanda e ti volevo Sì. chiedere qual è stato, diciamo, il momento un po' più difficile, più duro per te lì alle Canarie da quando sei arrivata lì, se c'è stato, insomma. Bah, ascolta, l'impatto iniziale non è stato semplicissimo perché c'è comunque uno scontro, diciamo, con una realtà completamente diversa e con il fatto di doverla vivere tutti i giorni. Il fatto di non parlare bene la lingua
lingua per me all'inizio è stato un problema, perché comunque il fatto di non riuscire ad esprimere esattamente quello che avrei voluto esprimere sempre era effettivamente difficile. Però questo è normale, cioè lo sappiamo, non è che insomma la situazione durante il post-Covid è stata particolarmente dura, perché non era facile per nessuno a livello economico, hanno avuto dei discreti problemi perché al 70% l'economia delle Canarie si fonda sul turismo, quindi immagina il 70% dell'economia che viene completamente bloccata. Poi insomma devo dire che la Spagna è stata brava, ha dato diversi aiuti per riuscire ad uscire dalla situazione, però è stato un periodo brutto, è stato brutto viverlo e vederlo vivere agli altri, ecco, sì. Certo. Però si sono rimessi in piedi anche grazie alle sovvenzioni statali che hanno aiutato, e adesso comunque leggevo un altro articolo con dati statistici che dicevano che comunque il turismo è arrivato a più di quello che era prima della pandemia come numeri, quindi bene, adesso si riparte. Sì, dai, ormai ora si riparte. Io allora con le domande avrei finito. Se Ok. poi chiaramente volete saperne di più sulle Canarie, vi suggerisco anche di seguire Marta su Instagram, così magari potete sia avere più informazioni che magari se volete anche chiedere direttamente a lei, no Marta? Ti Sì, si può connettere assolutamente, direttamente. assolutamente. Io di solito qualche informazione la do nella gallery con diverse cose, e poi sì, se uno mi scrive sono sempre disponibile, assolutamente. Bene, lascerò tanto i contatti di Instagram in Ok. descrizione, anche il link per il libro, così se volete aiutare anche con questa Sì. beneficenza ci fa ancora più piacere. E poi niente, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video con i nostri Italian Globetrotter un po' in giro in tutto il mondo. E se vi è piaciuto questo video, insomma, di mettere un bel like e di iscrivere o commentare, insomma, se avete qualcosa da chiedermi, cercheremo di aiutarvi nel miglior modo possibile. Bene, Marta, io ti ringrazio tanto, insomma, di essere stata mia ospite e di averci dato tutte queste informazioni che insomma saranno molto utili a tantissime persone e Speriamo, lo spero. speriamo. Grazie a te, Riccardo, è stato un piacere chiacchierare con te, davvero. Anche per me è stato un piacere anche conoscerti, insomma di avere anche qualcuno che conosco ora anche alle Canarie. Esatto, hai l'appoggio. Ho l'appoggio, sì. Piano piano conosco un po' tutti in tutto il mondo. infatti, davvero. Un abbraccione Ok. dall'Italia e chissà che magari poi un domani non ci si veda lì alle Canarie. Ok, ci conto, dai. Ci Un conto, ci saluto conto. alla nostra Italian Globetrotter da Gran Canaria, dalle Canarie. Ciao, 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 ciao. viva l'Italia e gli italiani, ciao!